Nuovo video unboxing dedicato a Spider-Man No Way Home, questa bestia del Movie Masterpiece 662 di Hot Toys, la Deluxe Edition con base diorama dello Spider-Man di Tobey Maguire, Spider-Man Friendly Neighborhood. Ringrazio il buon Riccardo e Gianluca di ilcolossodeinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione e tutte le specifiche per il sito. Cominciamo! Cominciamo come sempre dalla scatola, che in questo caso non è una scatola, ragazzi, ma è un appartamento, è veramente gigantesca, tant'è che ho cercato di dezoomare il più possibile per farla entrare in inquadratura, ma non c'è verso. Cercherò comunque di illustrarvi quello che c'è su questo fantastico box art, perché è veramente molto molto bello. Nella parte frontale, qui sulla destra, troviamo il nostro Spider-Man in una delle sue pose volanti, mentre utilizza le ragnatele per uscire dal cerchio magico del Doctor Strange che troviamo sullo sfondo, mentre viene inseguito dai villain di Spider-Man No Way Home, di cui ritroviamo alcuni elementi caratteristici come il fulmine di Elettro, le bombe zucca di Green Goblin e i tentacoli di Doc Ock. C'è sempre questo contrasto di superfici e di colori, troviamo qui sulla destra la superficie liscia e che, come vedete, riflette parecchio la luce, e invece nell'angolo in basso a sinistra la solita superficie satinata, ruvida, che fa da sfondo al logo di Spider-Man No Way Home, e qui in basso Friendly Neighborhood Spider-Man, la versione deluxe. Qui in alto a sinistra invece sempre su superficie liscia, non so quanto riusciate a vederla perché, ragazzi, ho dovuto spegnere le luci per evitare il riflesso. C'è un'altra immagine dello Spider-Man di Maguire, un po' più opaca, quindi che fa un po' da sfondo, non so perché abbiano deciso di metterla, ma comunque sta lì. Poi spostandoci invece sul lato della scatola, per quanto non credo che sia molto semplice farvelo vedere, continua comunque quello che è lo scenario che si presenta sul fronte della scatola, mentre sul vetro il vetro è molto semplice, con questo doppio contrasto sempre di superficie e di colori, prevalentemente il rosso molto scuro e il blu molto scuro, con un fulmine a caso di Elettro qui nell'angolo in alto a sinistra e le solite raccomandazioni e crediti. Adesso proverò ad aprirlo, ragazzi, ovviamente in diretta. La custodia si fa scivolare via, forse, e quindi ritroviamo il resto della scatola. Ciao, mi vedrete perché sarò riflettente. Qui vedete il blister trasparente da cui possiamo intravedere sia il diorama che il nostro Spidey con tutti i relativi accessori, mentre sul retro della scatola troviamo un'altra scritta Friendly Neighborhood Spider-Man Deluxe Version, con ancora la frattura, diciamo, del multiverso che avevamo ritrovato anche nelle scatole di Doc Ock e di Green Goblin, unboxing che potete recuperare ovviamente sul canale. Detto questo, ragazzi, adesso io tiro fuori tutta questa roba dalla scatola e cominciamo a vedere gli accessori insieme. Ed ecco qua tutti gli accessori, nulla di particolare, soliti accessori in dotazione agli Spider-Man di Hot Toys, tra ragnatele, mani intercambiabili, spara ragnatele, qui abbiamo un head sculpt alternativo ma ci arriviamo fra poco, la maschera e poi ovviamente i soliti supporti e qualcos'altro che va ad arricchire la base diorama. Base diorama che è il pezzo forte ovviamente di questa edizione deluxe, è ovviamente un'esclusiva dell'edizione deluxe e secondo me è bellissima. Rappresenta Sandman, o meglio il suo volto, e qui la manona, ed è veramente molto molto bella, sia per quanto riguarda lo sculpt, cerco di girarvela, ragazzi, perché è molto pesante e anche molto grande, sia per la verniciatura. Però c'è una cosa molto fastidiosa, ragazzi, che forse per renderla ancora più realistica, non lo so, oppure per
dare ancora di più l'effetto della sabbia. Qui ragazzi c'è davvero della sabbia, guardate i miei guanti, cioè non so se sia effettivamente sabbia o qualsiasi cosa sia, comunque ce n'è tantissima e quindi è impossibile da toccare, da maneggiare. Infatti devo dare una bella pulita a tutti questi accessori e soprattutto allo Spider-Man, quindi adesso farò ovviamente un taglio e cambierò i guanti perché così non è fattibile. Comunque, a parte questa cosa che in collezione potrebbe creare qualche problema, quindi vi consiglio magari di metterlo da una parte in collezione e non muoverlo più perché questa sabbia potrebbe creare dei fastidi, è tutto bellissimo. Proprio dallo sculpt, del dettaglio, delle pieghe della sabbia, guardate quante insenature, quante increspature, bellissimo. I sassi, la resa anche dell'interno con questa parte che cava e qui ovviamente c'è il supporto per lo stick che è flessibile e quindi non è nemmeno visibile appunto da una parte frontale, non è visibile lo stick, almeno una parte perché poi è lunghissimo e servirà appunto insieme alla claw per dare le pose in volo e dinamiche al nostro Spidey. Per il resto ragazzi è veramente, vi ripeto, bellissima dalla A alla Z, se non per questa cosa della sabbia. Poi la testa anche di Sandman è leggermente ruotabile, quindi potete in base a come andrete ad esporlo, insomma, può essere girata per averlo sempre magari dalla parte frontale in questo senso, oppure se lo esponete in questo modo averla di qua, quindi un'opzione aggiuntiva. E per il resto ragazzi mi sembra una base diorama degna di tutto il rispetto di questo mondo. Bene, tavolo pulito, guanti cambiati, quindi tutto messo in sicurezza, possiamo continuare. Allora, abbiamo tra gli accessori queste due insegne, cartelli stradali, che servono a condire un pochino con un po' di realismo la base diorama. Molto bella la resa estetica e la verniciatura con questi segni di usura su entrambi i pezzi e poi l'alternanza di rosso e bianco. Sono piegati ovviamente per rendere il tutto più realistico vista la situazione, nulla di particolare, vanno appunto aggiunti alla base diorama. Poi abbiamo quest'altro accessorio, questo dovrebbe essere la cura che dovevano utilizzare gli Spider-Man in No Way Home per Sandman, per ritrasformarlo diciamo in persona normale da uomo di sabbia. Anche qui nulla di particolare, molto buona la resa di queste parti in plastica, questi sono i fili, non sono veri fili ma sono in plastica morbida, così come queste parti finali a cui bisogna fare un pochino di attenzione perché sono abbastanza leggere. Per il resto ragazzi, verniciatura e modellazione del pezzo come sempre abbastanza buone. Poi andiamo avanti con la maschera di Spidey che è in tessuto, non è ovviamente indossabile dall'head sculpt che vedremo fra poco perché è troppo piccolina. Anche qui già il fatto stesso che sia in tessuto è una cosa molto positiva, perché anche se la lasciamo per tanto tempo nella mano, in una delle mani di Spider-Man, questa dovrebbe essere, comunque sia non rischia di piegarsi o di rovinarsi, insomma, quindi resa anche qui molto buona con il colore rosso di sfondo e questa sorta di argento per le ragnatele, resa anche degli occhi ottima, quindi nulla di particolare comunque. Poi andiamo avanti con le ragnatele, che sono quanto di più classico abbiamo visto in tantissimi altri Spider-Man di Hot Toys, ne abbiamo di diversi tipi, con la colorazione trasparente, ne abbiamo viste altre per esempio con l'Amazing Spider-Man del fumetto che erano bianche, qui invece tornano ad essere trasparenti. Poi abbiamo anche questo con il solito intreccio da poter afferrare e la parte terminale che ha il foro relativo che possiamo andare ad inserire in ciascuna delle ragnatele, come vedete in questo caso. Anche qui niente di nuovo, così come per gli spararagnatele stessi, a cui appunto che possono essere applicati sulle mani che vedremo fra un attimo e a cui possono essere inserite le ragnatele in questo apposito foro per le pose più dinamiche. Venendo adesso come sempre alle mani, come mi piace dire, ci sono diverse paia di mani che sono 1, 2, 3, 4, 5 più
i pugni chiusi che sono montati sullo Spider-Man. Quindi 6 paia di mani in totale, e ne abbiamo di, delle più disparate forme e posizioni. Come potete vedere, abbiamo la classica posa per nella, mentre spara la ragnatela, insomma. Poi abbiamo queste con i palmi leggermente chiusi, queste a palmi più aperti che stanno a simulare il movimento di Spidey, gli indici puntati per i meme, e poi qui abbiamo le mani per, le, per andare ad afferrare le ragnatele stesse. Questa con un pugno chiuso, con ovviamente il foro per andare a simulare appunto la presa della ragnatela, questa invece per afferrare la maschera e forse anche le ragnatele stesse, ma forse è più per la maschera che per le ragnatele. E poi niente ragazzi, è rimasto il pezzo forte probabilmente, che è il secondo head sculpt, di cui non mi piace molto questa parte del collo. Poi ne parleremo anche quando vedremo, vedremo la doll fra praticamente pochissimo. Per quanto riguarda l'head sculpt, la somiglianza con Toby diciamo che c'è, mi piace molto. Guardate intanto qualche granello di sabbia, ecco perché vi dicevo di tenerla, tenere lontane queste cose dalla base di diorama qualora acquistiate questo prodotto. E la somiglianza c'è, mi piace. C'è qualcosa che non mi convince a livello di tratti somatici, però magari è solo il mio occhio, però comunque è ottima la resa, ottima la resa anche della barba appena accennata. Qui c'è questa voglia sul lato destro sotto la tempia che è azzeccatissima. Buono anche lo sguardo per quanto mi riguarda, e anche la fattezza dei capelli. Come vi dicevo, mentre in altri Spider-Man che abbiamo visto, per esempio il Black and Gold, la tuta andava praticamente a infilarsi qui fino a sotto l'orecchio, in questo caso c'è un pezzettino di collo a vista. Questa cosa rende il tutto un po' bruttino da vedere sul nostro Spider-Man. Ma adesso posiamo questa testa e parliamo proprio di lui. Messi da parte gli accessori, ragazzi, è finalmente arrivato il momento di vedere la doll, che purtroppo, così ad una prima occhiata, da amante di Spider-Man e delle doll relative a Spider-Man di Hot Toys, devo dire che questa volta ci sono un paio, almeno un paio di difetti che mi saltano all'occhio, che mi fanno storcere un po' il naso. Innanzitutto ho deciso di farvi vedere prima la doll con l'head sculpt di Maguire, anziché quello con la maschera, perché sulla maschera ho un paio di paroline da dire. Per il momento vi dico che l'esposizione di questo Spider-Man con l'head sculpt di Toby non è affatto male. Come dicevo in precedenza, a me l'head sculpt piace particolarmente, forse già ha un paio di difetti come la tonalità della pelle, che fosse leggermente scura rispetto a quella dell'attore, però comunque mi piace veramente tantissimo. E in questa volta sarò veramente in dubbio, io che di solito espongo gli Spider-Man con la maschera, in questo caso sono veramente in dubbio su come esporlo. Poi il difetto principale è quello del collo. Come vedete, a parte il fatto che sia così tanto visibile questo gap, che in realtà non è un gap ma questa sorta di articolazione del collo, che non è un'articolazione ma è un pezzo rigido, poi ovviamente la testa si articola, ma questo collo qui a me non piace per niente. E poi guardate le linee del costume, le linee delle ragnatele, che dovrebbero coincidere con quelle del costume, invece sono leggermente spostate verso destra. Stiamo parlando magari di sottigliezze, ok, però comunque è un difetto che mi premeva farvi notare. Nella parte posteriore stessa cosa, c'è questa sorta di taglio a V con le linee che non corrispondono proprio perfettamente, quelle del collo con quelle del resto del costume. Adesso proverò a togliere la testa, ragazzi, provo a farlo in live. Ecco, mi si è staccata la testa, che ovviamente ha il solito peg per poter essere articolata. E poi va staccato anche questa parte del collo. C'è un attacco differente che per quanto mi riguarda non avevo mai visto, quindi un semplice peg con inserimento normale, classico. Andiamo invece a mettere la testa con la maschera. Allora, anche in questo caso le linee qui sembrano fatte leggermente meglio, bisogna un attimino allinearle perché la maschera, ragazzi, è in tessuto, non è scolpita. Ma comunque qua già vedo anche qui un paio di cose, a parte la rotondità della testa che forse è troppo rotonda,
l'intersezione delle varie ragnatele non è, cioè questa è la posizione sbagliata, non dovrebbe essere così in basso, così al centro, anzi quasi al di sotto delle lenti degli occhi, ma dovrebbe essere leggermente più in alto. Poi anche la forma degli occhi non è proprio azzeccatissima con quella di Spider-Man. Quindi qua già ci sono un paio di punti a sfavore. In questo caso anche la testa è articolata, come vedete, essendo tessuto comunque si va a modificare il collo, e con la maschera su è ancora più brutto, per quanto mi riguarda, ancora più brutta questa parte qui del collo. Questo è un difetto, ragazzi, che purtroppo non riesco a farmi andare giù. Stessa cosa per la parte posteriore, poi le proporzioni non sono proprio azzeccatissime. Toby è leggermente più grossetto, più muscoloso, e in questo caso invece, ragazzi, è sempre il solito body di Spider-Man abbastanza magro. Sì, ci sono delle forme dei bicipiti, del pettorale, un po' di addome, le spalle, eccetera, ma secondo me le proporzioni non sono proprio azzeccatissime. Ora vi ho detto quelli che sono secondo me i difetti principali, andiamo invece a vedere quelle che sono le fattezze vere e proprie della doll. La parte rossa secondo me è ottima, è in questa sorta di tessuto, è un misto tra tessuto, e queste parti invece sono nel solito materiale delle suit di Spider-Man, quindi quel materiale gommoso simile a spandex. Molto bella anche la resa delle linee delle ragnatele in questo colore argento ed il logo del ragno, sia nella parte anteriore in questo colore argento e ovviamente in rilievo, sia nella parte posteriore invece sulla parte blu della tuta in questo colore rosso, anche in questo caso in rilievo. Poi invece per quanto riguarda la parte gommosa, quindi questa dei fianchi e quella delle gambe, stiamo parlando quindi, come vi dicevo sempre, dello stesso materiale che purtroppo in fase di posing, tipo ad esempio andando a piegare la gamba in questo modo, lasciandolo per troppo tempo in questa posizione, potrebbe, ragazzi, potrebbe, è un condizionale, non è una cosa che accade sicuramente per forza, però potrebbe andare a rimanere la piega, e quindi va un pochino stirato oppure va trattato con i soliti prodotti, come vi dicevo in un video dedicato che trovate sul canale. Insomma, massima attenzione nella fase di posing per questo tipo di materiale. Sogno sempre una sorta di Spider-Man in full tessuto, sembra che Ono lo stia facendo, quindi incrociamo le dita. Poi, per tutto il resto, ragazzi, io non ho niente da dire, perché è veramente bellissima la resa estetica, a parte quello che dicevo appunto di maschera e proporzioni. E cosa molto positiva è la parte che è relativa alle caviglie e agli stivali, perché questo è un unico pezzo, sempre dello stesso materiale della parte superiore, quindi quella sorta di tessuto, ma è fusa con il resto della gamba, quindi non c'è, cioè c'è continuità fra la parte superiore e la parte inferiore delle gambe, ma quindi non ci sono spessori o altro. Stessa cosa avviene anche a livello delle caviglie, quindi si mantiene la mobilità completa della caviglia e anche della punta del piede, se non mi sbaglio, sì, esatto, è solo un pochino più dura l'articolazione di questo sinistro, eccolo qua, perché la doll ovviamente è nuova, però ecco, si mantiene la mobilità, ragazzi, ma comunque risulta tutto preciso, perfetto, pulito, senza alcuna sbavatura. E quindi questo è da apprezzare. Poi, andando ad analizzare qualche dettaglio in più, possiamo vedere ad esempio, che ne so, qui sulle mani c'è una leggera differenza di colorazione, che non so se voi riuscite a percepire tramite video. Questo colore è un po' più rosso, un po' più acceso, questo è un po' più tendente al fucsia, leggermente. Ragazzi, sto guardando veramente il pelo. Però, tutto sommato, è ottima la resa finale. Sono veramente contento di avere questo Spider-Man. Peccato, porca miseria, per questo segno del collo che va a rovinare un po' la resa estetica generale. Vediamo al volo, ragazzi, veramente al volo, le articolazioni con la testa che, come vi dicevo, può essere ruotata, può essere piegata lateralmente, andare verso il basso, ma non tantissimo, e verso l'alto. Poi abbiamo una butterfly joint, ovviamente, braccio che può essere disteso in avanti superando i 180, stessa cosa all'indietro, rotazione del bicipite,
doppia articolazione al gomito che permette di superare i 90 gradi, ovviamente può essere alzata la spalla fino ad arrivare ai 90 gradi e probabilmente anche a superarli, anzi sì, con articolazione a cricchetto ma molto agevole. Poi abbiamo il busto che può essere ruotato, piegato in avanti e all'indietro, lo rimettiamo a posto perché mi fa un po' senso, e anche ovviamente lateralmente, rimettiamolo per bene. Poi le gambe possono andare in avanti, posso strecciarle ancora di più ma non voglio ragazzi, e all'indietro senza parecchi, cioè senza particolari, scusate, ostacoli. Ginocchia, doppia articolazione, possono superare i 90 gradi, e articolazioni delle caviglie che abbiamo già visto. Ovviamente anche le gambe, sempre con il cricchetto, possono allargarsi e nulla, e ruotare ovviamente per quanto riguarda il quadricipite. Adesso ovviamente ragazzi ci spostiamo di là e andiamo per le conclusioni finali. Ed ecco il momento che io per primo stavo aspettando di più, ovvero il confronto con gli altri Spider-Man della mia collezione, collezione che come vedete si sta espandendo sempre di più. Friendly Neighborhood è un po' più piccolino in realtà, come vedete un po' più basso rispetto a tutti gli altri, il più basso, molto più basso rispetto allo Spider-Man classico tratto dal videogioco, più piccolo e anche più bassino dello Scarlet Spider e più basso anche del Black and Gold, e alto leggermente di più rispetto al Miles Morales tratto dal film animato. E quindi ragazzi fa la sua bella figura in collezione, non c'è che dire, ma comunque rimane il più piccolo. Siamo giunti alla fine del video ragazzi e quindi è il momento di tirare le somme su questo Friendly Neighborhood Spider-Man. Che dire, mi ha deluso forse un pochino, non è sicuramente il miglior Spider-Man che mi ritrovo ad avere in collezione, però allo stesso tempo sono contento che Hot Toys con questo pezzo abbia sperimentato un pochino. Spero che questo esperimento non vada avanti, nel senso che questa cosa qui del collo spero che scompaia il prima possibile, anche se so già che ci saranno altri pezzi, altri Spider-Man con questa feature del collo. Sono contento del tessuto, almeno di parti di tessuto, e del risultato estetico finale che comunque mi va bene. Ci sono degli sbagli un po' di troppo, ma sono contento allo stesso tempo dell'head sculpt di Toby, che è veramente realizzato molto molto bene, ma mancano gli occhi, manca il pers, quindi gli occhi che possono essere ruotati a piacimento. Se non mi sbaglio questo Spider-Man è uscito più o meno nel periodo in cui c'era ancora la doppia fase doll con occhi fissi e doll con il pers, quindi diciamo che adesso il pers è diventato una caratteristica fondamentale di base di tutte le doll di Hot Toys. Che dire ragazzi, poi è sempre uno Spider-Man, mi piace tantissimo, comunque va ad arricchire la mia collezione, quindi sono veramente felice di averlo, ma si poteva fare molto molto di più anche in termini di proporzioni e anche di accuratezza appunto delle linee delle ragnatele, della maschera, insomma tante piccole imprecisioni che non rendono perfetto questo Spider-Man. Detto questo raga, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se ce l'avete in collezione. Non mi resta ancora una volta che ringraziare Riccardo e Gianluca del colossodinerd.com. Vi ricordo che c'è il link qui sotto in descrizione ragazzi. Ci vediamo come sempre un prossimo video, domenica per le news della settimana e poi durante la settimana un po' di video quella. Detto questo io vi saluto, ci vediamo a un prossimo unboxing e ci sentiamo ragazzi qui sotto nei commenti. Ciao raga, a presto!